Il Partito Democratico di Teramo, dopo aver consultato democraticamente i propri iscritti attraverso un referendum interno per scegliere tra Gianguido D'Alberto e Giovanni Cavallari chi sostenere alle prossime amministrative, ha deciso di appoggiare il candidato sindaco che ha ricevuto maggiori consensi. D'Alberto ha ottenuto più voti e D'Alberto sarà il candidato Dem. Se qualcuno ha pensato che l'esito della consultazione interna ai democratici portasse ad una sintesi tra i due contendenti, ha sbagliato. Cavallari andrà avanti da solo, anzi si dice sollevato dal non essere il prescelto del Partito Democratico. Il PD teramano sceglie di appoggiare D'Alberto. Lei come l'ha presa? Benissimo, è stato per certi aspetti anche un momento di sollievo. Erano diversi mesi che continuavamo a parlare, a ragionare, finalmente c'è stata questa decisione. Devo dire altrettanto sono molto contento che 101 iscritti mi hanno sostenuto andando controcorrente rispetto al Partito Democratico e sono adesso finalmente posso iniziare a ragionare di politica, di programmi e tutto quello che si è stato detto fino ad oggi della mia vicinanza al Partito Democratico, ad altre liste, per fortuna è venuto allo scoperto che la mia lista sta lavorando da sola e continuerà a lavorare da sola. Ecco, però adesso si dice che la sua lista è vicina alla lista civica di Di Dalmazio. Ma questo è un, diciamo, un tormentone. Prima si è detto che vicino a me c'era il Partito Democratico, poi si è detto, adesso si dice di Dalmazio. Penso che fino alla fine, fino a quando non saranno consegnate le liste, non ci saranno gli apparentamenti che ci sono già stati, io penso che se ne diranno ancora tante. Io proseguo nel mio progetto politico, ieri sera ho avuto un incontro con tutti i miei candidati che mi hanno veramente dato tanta vicinanza e tanta forza, sono tutti più felici, sono tutti quanti contenti di questa scelta, andiamo avanti nella consapevolezza che la politica è fatta anche di sfide impossibili. Il mio lavoro me l'ha insegnato, sono abituato a fare questo tipo di attività e a gestire queste attività. Ricapitolando, attualmente sono 8 i candidati sindaci in campo a Teramo, quasi 600 i candidati consiglieri, uno ogni 100 abitanti, per il momento. Resta sempre alta la polemica politica sull'incompatibilità del presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso a seguito della sua elezione a senatore alle politiche dello scorso 4 di marzo. Dopo la riunione della Giunta per le elezioni e il voto favorevole a D'Alfonso da parte dei capigruppo, si attende il passaggio in consiglio già nella seduta del prossimo giovedì 3 maggio alle ore 11. In quella sede ci sarà la presa d'atto delle dimissioni del consigliere Camillo D'Alessandro e la proclamazione in sostituzione del consigliere Antonio Innaurato. Le dimissioni di Giorgio D'Ignazio dalla carica di consigliere segretario dopo l'entrata in giunta come assessore al turismo e quindi anche la comunicazione della giunta per le elezioni. Intanto contro il governatore D'Alfonso torna a levarsi la voce di Fabrizio Di Stefano. Per l'esponente di Forza Italia l'unica strada è quella delle dimissioni. D'Alfonso sta chiudendo peggio di come ha governato questa regione, perché questo suo attaccamento e la vergognosa decisione della Commissione di votare un atto palesemente contro legge, credo che la dica tutta. Poi per che cosa? Tra 7 giorni, forse 10, un qualche governo anche di transizione verrà fuori. A quel punto partiranno le commissioni e entro un mese sarà dichiarato decaduto o dall'uno o dall'altro incarico e quindi scioglieremo questo nodo. Con la vergogna che un consiglio regionale avrà fatto un atto palesemente illegale. Ritengo che D'Alfonso, mi dispiace dirlo, continua a gettare fango sulla regione, sta dando fondo a tutte le risorse, cercando di fare i concorsi che non si possono fare, di premiare gli amici che non possono essere premiati, di fare insomma tutto ciò che non va fatto. Si tratta adesso di interpretare la fase 3.0 di Aeroporto d'Abruzzo e sono convinto che con l'ottimo lavoro fatto e portato a termine da parte di Mattoscio e il nuovo lavoro che c'è da fare col nuovo Consiglio di Amministrazione, sono convinto che porteremo l'Abruzzo ancora più vicino alle grandi destinazioni non solo turistiche ed economiche dell'Europa e del mondo. Io voglio mettere in evidenza che da 4 anni non è più accaduto che il Consiglio dei Ministri abbia impugnato una sola legge
regionale riferita a Saga. Così come in questi 4 anni noi abbiamo avuto un utile di esercizio netto che deve essere scritto sui libri di storia, di Saga e di questa importante infrastruttura. Non sono finiti i problemi, ce ne sono e ce ne saranno perché corrispondono alla vita di questa delicata infrastruttura. Però se si potesse dire, la modernizzazione dell'Abruzzo al futuro coincide col funzionamento dell'aeroporto. Per questo abbiamo tenuto in questi ultimi 36 mesi a scegliere non a caso le persone e abbiamo scelto per il futuro non a caso le persone. Lascio un'eredità fatta di chiaroscuri come sempre e come è insito in qualunque attività di impresa. Settori che qualificano risultati importanti su cui poter continuare a investire e criticità che occorre aggredire ex novo. Mi sembra che il passaggio sia stato egregiamente sottolineato dal nostro Presidente. Sulla base del consolidamento realizzato, dell'intensa attività soprattutto di risanamento che ha avuto successo, ora è possibile aprire una stagione nuova di ulteriore crescita per risultare all'altezza delle necessità della comunità dei cittadini abruzzesi. Mi considero fortunato per essere stato in qualche modo scelto da questa giunta regionale e dal Presidente D'Alfonso e doppiamente fortunato per il lavoro fatto dall'amico Presidente Mattoscio. Si tratta di, con questa nuova squadra, di fare appunto un lavoro collegiale, sobrio, concreto. Qualche idea l'abbiamo in mente, qualche settimana di tempo per capire bene le cose e poi cominciamo a lavorare ventre a terra, come direbbe il Presidente della Regione. La relazione semestrale della DIA alla Direzione Antimafia al Parlamento italiano fa preoccupare non poco relativamente alla regione Abruzzo, considerata dai clan di mafia 'ndrangheta un'isola felice da spartirsi. Così, insomma, è vista la regione dalle organizzazioni malavitose che cercano spesso di infiltrarsi nel territorio e nel suo tessuto economico e sociale. Il terremoto dell'Aquila in particolare fa molto gola, ma finora le forze dell'ordine sono state brave e sono riuscite sempre ad arginare tutte le infiltrazioni. Secondo la relazione presentata nei giorni scorsi, infatti, ci sarebbe un vero e proprio accordo tra mafia 'ndrangheta per spartirsi l'Abruzzo. Spaccio di droga, tentativi di entrare nella ricostruzione. Già da tempo la DIA aveva posto l'attenzione sull'Abruzzo, una regione pura da questo punto di vista, ma appetibile e soprattutto ben collegata per le organizzazioni criminali. Dopo l'arresto di Cozzolino, infatti, che come è noto aveva costruito la propria base logistica in un piccolo paesino nel sud dell'Abruzzo, le indagini e le operazioni seguite, tra cui c'è quella molto famosa, l'Isola Felice, hanno fatto emergere inquietanti tentativi da parte delle organizzazioni criminali di dividersi la regione Abruzzo, soprattutto per quanto riguarda il traffico degli stupefacenti che si diffonde sempre di più. In particolare, secondo la DIA, sarebbe la cosca di Ferrazzo, riemersa con forza proprio dall'arresto di Cozzolino, e il clan Marchese di Messina ad aver avuto interessi a gestire pacificamente gli affari in Abruzzo, così si legge. Il sospetto però è che le organizzazioni criminali volessero infiltrarsi per occupare spazi anche nell'ambito della ricostruzione post-terremoto. L'attenzione della Direzione Antimafia dunque rimane molto alta sulla regione. La Regione Abruzzo si è dotata del piano regionale delle maxi emergenze sanitarie. Al suo interno, oltre al punto sullo stato del rischio in regione, sismico, chimico industriale, incendi, neve e valanghe, viabilità, vengono definite le strategie di risposta sanitaria in caso di maxi emergenza e maxi evento. RSR Abruzzo è stato nominato il dottor Alberto Albani, direttore del pronto soccorso e medicina d'urgenza dell'ospedale di Pescara. Sarà lui al vertice della catena di comando sanitaria. Il punto principale è quello di aver fatto innanzitutto un'analisi di tutti i rischi della regione Abruzzo, poi quella di aver messo su una rete che consenta con la massima efficienza e efficacia di rispondere in caso di maxi emergenze, cioè fondamentalmente quello di aver costruito una rete basata su mezzi comuni a tutti, in senso che ogni ASD avrà le stesse dotazioni materiali e la stessa formazione, così in caso di emergenza tutti sanno cosa fare con gli stessi materiali e gli stessi mezzi. La regione Abruzzo è un po' considerata l'Israele d'Italia, abbiamo avuto il terremoto dell'Aquila, quello di Amatrice, l'evento purtroppo tragico di Rigopiano, l'emergenza neve, abbiamo avuto gli incendi sulla Maiella che sono durati circa 20 giorni, quindi siamo purtroppo legati a un territorio molto molto fragile, quindi possiamo attenderci di tutto purtroppo su ogni campo.
Con il piano la Regione istituisce anche il gruppo di coordinamento denominato NOES, Nucleo Organizzativo di Emergenza Sanitaria, abilitato a svolgere il censimento delle dotazioni, la formulazione di proposte tecniche per la formazione degli addetti, la definizione del fabbisogno di presidi e attrezzature uniformi e la comunicazione di rete con gli attori pubblici e privati. I pronti soccorso saranno le strutture organizzative deputate ad effettuare in emergenza urgenza stabilizzazione clinica, procedure diagnostiche, trattamenti terapeutici, ricovero oppure trasferimento urgente alla DEA di livello superiore di cura secondo protocolli concordati per ogni tipo di patologia. È stato previsto inoltre l'acquisto di 4 posti medici avanzati, strutture mobili e modulabili a seconda delle necessità che in pochi minuti possono essere montate nei luoghi dove dovesse verificarsi l'emergenza. Di gran lunga il tempo in cui non si verificano, e noi auspichiamo non si verifichino mai, eventi tragici di ogni tipo, non soltanto quelli che ci accendono subito la memoria riguardo la neve piuttosto che riguardo il sisma o altre tragedie, ma anche quelle che possono capitare, che sono tra virgolette un pochino più frequenti, ecco, in quei momenti sono relativamente molto più rari rispetto al tempo in cui bisogna utilizzare tutte le nostre regie, le nostre forze per formare costantemente il personale e per avere quel know-how significativo, importante, determinante per salvare vite umane quando poi qualcosa si verifica. Assessore, Abruzzo Attrattivo, ci avviciniamo alla stagione estiva, tanti i progetti che avete in cantiere, questo in particolare. Guarda, il primo progetto che volevamo fare era quello di ridare un assessorato al turismo che aveva una struttura qui, oggi siamo qui, la nostra conferenza è qui, perché io volevo dare un'impronta al turismo nuova, un'impronta diversa, un'impronta di un assessorato che lavora a fianco alle amministrazioni, a fianco a tutti gli operatori. Abruzzo Attrattivo è proprio questo, è l'insieme degli operatori, è un workshop che si presenta ai cittadini per capire quali sono tutte le iniziative che si faranno in turismo ecologico, ma insieme agli operatori, a tutti gli attori, per questa sfida che dobbiamo insieme vincere. La Regione Abruzzo coordinerà, l'assessorato coordinerà tutte quelle che sono le iniziative che portano turismo in Abruzzo. Guardate che oggi si presenta una stagione estiva particolare, abbiamo 4 soli punti di non balneabilità rispetto agli 11 dei 126 chilometri della costa teramana, abbiamo 8 bandiere blu e insomma vogliamo vincere questa sfida del turismo, riportare la gente al mare, la gente in montagna, a breve avremo il Giro d'Italia, avremo una serie di iniziative internazionali e credo che insomma stiamo dando un segnale e invitiamo tutti, voglio che questo assessorato sia aperto a tutti coloro che vogliono conoscere, vogliono vedere come si svolge l'attività di un assessore, che cosa si fa in un assessorato e ricevere consigli da tutti coloro che si sentono in condizione di poterne dare. È un assessorato aperto, siamo a disposizione veramente e oggi è l'inizio, l'Abruzzo Attrattivo sarà appunto il primo punto per partire per questa rivoluzione, tra virgolette, una rivoluzione pacifica ovviamente, ma che speriamo dia nel breve grandi frutti. Il bottino è stato di circa 30.000 euro, assegno i soliti ignoti, quelli della banda della marmotta. Assalto al bancomat della Bipper di Mozzagrogna la notte tra il 30 aprile e il 1 di maggio. La banda della marmotta ha colpito ancora nel territorio frentano, saccheggiato più volte. 3 a Castelfrentano, alle Poste e alla Carichieti e nella stessa notte alla Bipper di Frisa, 1 alla ex Caripe di Atessa, 1 alla Tercas di Santa Maria in Baro, 2 volte a San Vito Chietino. Questa volta prendendo di mira lo sportello di Viale Frentano accanto alla parrocchia di San Rocco. Dai filmati registrati dalle telecamere della videosorveglianza di fronte al municipio si vede che ad agire sono stati in 4 con i volti coperti dai caschi da lavoro con torce. Tutto è accaduto in una manciata di minuti, circa 4. Spostata di qualche metro l'Audi Station Wagon usata per la fuga. La marmotta è stata fatta scoppiare mentre 2 banditi si riparavano di fianco al piccolo edificio che contiene l'agenzia bancaria e il circolo sociale di Mozzagrogna. Dopo il botto avvertito dai residenti che abitano in centro, i ladri hanno arraffato il bottino e sono scappati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ortona e della stazione di Fossa Cesia che indagano sull'accaduto. L'auto usata dai banditi, solitamente abbandonata nelle vicinanze del luogo dove è stato fatto il colpo, questa volta non è stata trovata. Territorio fragile ed esposto a scorribande, quello frentano. Spesso i malviventi provengono da sud, specialmente dalla provincia di Foggia. Numerosi gli episodi di intervento
intercettazione e inseguimento ad opera della Polizia Stradale di Vasto Sud sulla A14, ma evidentemente non bastano a fermare le incursioni dei ladri. Intanto sono in corso degli accertamenti, per cui non commento mai quando ci sono dei rilievi in itinere. Di certo, infastidito certamente sì, preoccupato spero assolutamente di no. Credo che sia un gesto individuale, sconsiderato, che nulla ha a che vedere con l'imbarbarimento anche della, a volte, del confronto politico, che pure c'è. Che riguarda l'utilizzo di aggettivi e sostantivi a mio avviso sbagliati, ma credo che questo però non sia assolutamente da ricondurre a questo tipo di confronto, bensì a un gesto di un imbecille. Assessore, pensiamo che lei non ha letto la lettera. No, perché ci sono dei rilievi in corso, poi insomma adesso chi di dovere saprà quando e come informarmi. Due espulsioni da parte del prefetto dell'Aquila Giuseppe Lenardi, due persone di nazionalità marocchina, un 51enne e suo figlio di 27, residenti nella frazione aquilana di San Gregorio, perché dalle indagini della Digos è emersa una chiara adesione ai principi più radicali della religione islamica, con possibili derive di natura jihadista. A cura del locale ufficio immigrazione, il 51enne è stato accompagnato alla frontiera aerea di Fiumicino, in attuazione del provvedimento di espulsione che prevede la possibilità di espellere un cittadino extracomunitario per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato. Il figlio dell'uomo era stato espulso già lo scorso 11 aprile, in seguito ai provvedimenti di revoca del titolo di soggiorno e di espulsione verso il Marocco da parte del questore, in quanto ritenuto una persona socialmente pericolosa. Il giovane era stato un breve periodo presso il centro di prima accoglienza di Brindisi e Stinco. Padre e figlio non avevano contatti diretti con l'ISIS, ma sono stati ritenuti vicini alla radicalizzazione profonda. I due marocchini avevano precedenti per spaccio di stupefacenti, diffamazione, furto e falsificazione di documentazione fiscale ed erano stati allontanati dai centri culturali islamici di Avezzano e L'Aquila per la loro condotta estremamente radicale, sfociata anche in aggressioni fisiche. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati dei computer, nei quali sono stati rinvenuti anche numerosi video marcatamente antioccidentali di natura complottista in relazione all'attentato alle Torri Gemelle a New York. In particolare il padre, come si legge in una nota della questura dell'Aquila, ha piccoli precedenti per diffamazione e possesso di droga nei suoi confronti, un'accurata attività investigativa condotta dalla Digos, diretta dal vicequestore Antonio Bocelli, ha consentito di evidenziare una copiosa quantità di indicatori di radicalizzazione religiosa in atto, tendenti verso derive di natura jihadista, sebbene non sia emerso alcun elemento rilevatore di un'adesione dell'uomo a sodalizi terroristici di nessun genere. Anche il figlio ha piccoli precedenti per spaccio di droga, furto e inoltre per essere stato denunciato dalla Digos per aver falsificato documentazione fiscale presentata in occasione del rinnovo del permesso di soggiorno per rimanere in Italia. Sono soggetti che sono radicalizzati, non avevano collegamenti diretti con l'ISIS, ma facevano intendere una deriva jihadista radicale, anche per i loro atteggiamenti di profondo fanatismo in seno alle comunità islamiche, che a loro viso non erano abbastanza ortodosse e radicali nell'organizzazione. Così il dirigente della Digos, Antonio Bocelli. Non ci sono state denunce perché di questi personaggi sia timore anche da parte delle stesse comunità islamiche. Da parte nostra, ha ricordato Bocelli, c'è una continua attività con rapporti con il mondo della scuola, delle imprese, anche in seno allo stesso Islam moderato, con i quali due avevano rapporti molto tesi, tanto ad arrivare anche ad aggressioni fisiche. Non c'è allarme in provincia dell'Aquila, ma certamente si deve continuare a monitorare costantemente per prevenire fenomeni pericolosi. L'operazione è scattata lo scorso 3 febbraio con una perquisizione nella loro abitazione di San Gregorio. Sarà deliberato la prossima settimana il bando per l'affidamento dei servizi di trasporto marittimo per collegare l'Abruzzo alla Croazia. La regione, che intende così promuovere soprattutto l'incoming, cioè l'arrivo di turisti sul versante italiano dell'Adriatico, ha messo a disposizione, a base d'asta, 800.000 euro per 3 anni a partire dal 2019, sulla scorta di quanto già fatto per il trasporto aereo. Il bando sarà rivolto a tutti i vettori italiani ed europei con gara di evidenza internazionale. E, sottolineano dalla regione, prevede una stabilizzazione dei collegamenti in tutto l'arco dell'anno, oltre alla promozione del brand Abruzzo sulle navi che faranno spola tra l'Italia e la Croazia.
sarà il vettore, ha spiegato sempre D'Alfonso, a scegliere su quale porto operare tra Ortona e Pescara. Tutto a condizione però che le infrastrutture siano pronte ad accogliere navi grandi, in grado di trasportare persone e merci, onde evitare il ripetersi di scene già vissute con la SNAV, quando la nave che solcava i mari dell'Adriatico non riuscì più ad attraccare nello scalo commerciale di Pescara a causa dell'insabbiamento dei fondali. Un'eventualità, secondo D'Alfonso, superata dagli investimenti messi in campo sui porti attraverso il Masterplan. Sarà una iniziativa questa di promozione turistica, di collocazione turistica dell'Abruzzo, del suo brand, dei suoi prodotti, della sua identità, della sua potenzialità. E nel vettore che verrà messo a disposizione dal vincitore della gara ci sarà anche uno spazio vetrina, showroom, dedicato ai prodotti dell'agricoltura e dell'economia della nostra appartenenza territoriale dell'Abruzzo, al servizio di tutti coloro i quali sceglieranno questo mezzo di collegamento. Voglio mettere in evidenza che non si è mai fatto in Abruzzo negli anni e nei decenni passati, perché quello che si è fatto negli anni passati era una iniziativa temporale, temporanea, su base amicale istituzionale, cioè si chiamava un operatore economico e gli si diceva: lo vuoi fare per 90 giorni? Valeva anche quell'iniziativa lì, allora, a quelle condizioni date. Adesso abbiamo scelto di fare l'Italia e di fare l'Italia in Europa rispettando la legge europea, la legge ce lo consente, l'Europa lo incoraggia e noi vogliamo che i porti abruzzesi siano anche luoghi della connettività e della modalità di mobilità. Un ultimo sforzo e poi sarà salvezza, e per come si erano messe le cose un mese fa con il Delfino in caduta libera c'è da far festa. Ora manca solo il conforto della matematica, quando mancano 180 minuti al termine della stagione regolare, un punto per il Pescara sarà permanenza nel torneo cadetto. Nello stadio intitolato al grande Silvio Piola la formazione biancazzurra gioca una gara da due volti, soffrendo molto nel primo tempo ma giocando una grande ripresa in cui ha avuto più occasioni per conquistare il bottino pieno. Ora però testa all'Ascoli per chiudere bene una stagione contrassegnata da tante avversità, un risultato positivo e poi si potrà davvero pensare alla prossima stagione con la conferma probabile del tecnico Giuseppe Pillon sulla panchina abruzzese. Il tecnico adriatico, anche a causa di qualche assenza di troppo, riconferma la squadra delle ultime due gare fra i piemontesi di Carlo Opta in attacco per la coppia formata da Sansone e dall'ex Riccardo Maniero, panchina per Puskas. Sorpresa in difesa, dove c'è Chiosa per Mantovani. Al Piola, in un pomeriggio caldo dopo la pioggia dei giorni scorsi, dirige Piccinini di Forlì di fronte a 4.000 spettatori, fra cui un centinaio di supporters biancazzurri, alcuni dei quali entrati nel settore ospiti con 20 minuti di ritardo. Parte forte la squadra di casa con un pressing a tutto campo che crea qualche problema ai biancazzurri costretti a difendersi. Al decimo punizione di Sansone, che fa correre un brivido agli ospiti con il pallone che termina fuori di un soffio. Al 14esimo Valzania, davanti alla porta di Montipò, viene anticipato in angolo al momento del tiro, mancando una ghiottissima opportunità ed il vantaggio. La partita è divertente con capovolgimenti di fronte e al 22esimo c'è una super occasione ancora per Sansone, che al volo in area mette incredibilmente al lato, e il Novara a fare la partita. Al 27esimo Sciaudone in area si divora ancora il gol dell'1-0. Si disperano i tifosi di casa e si arrabbia dalla panchina abruzzese il tecnico Pillon per la remissività dei suoi ragazzi in alcune fasi di gioco. La formazione piemontese però preme e al 32esimo trova il meritato vantaggio con Moscati, che su cross di Sansone, dopo la respinta corta di Fiorillo, completamente libero, mette il pallone in rete per l'1-0. Il Delfino accusa il colpo con Perrotta, che a rischio rosso dopo la munizione viene sostituito da Andrea Coda quando mancano 5 minuti al termine del primo tempo, che vede nel recupero anche il sinistro di Sansone, che chiama alla respinta Fiorillo. Nella ripresa il Pescara entra in campo con un piglio diverso, trovando al primo vero fondo il gol del pareggio al settimo con un tiro violento e preciso di Luca Valzania, che va a chiudere nel modo migliore una perfetta azione di contropiede. Passa una manciata di minuti e i biancazzurri arrivano ad un passo dal raddoppio con il palo che salva Montipò dopo un rimpallo ed un tiro quasi in sandwich di Macin e Pettinari. La squadra di casa appare lontana parente di quella vista ed ammirata nel primo tempo, con i biancazzurri invece a farsi apprezzare per un buon calcio. Il caldo si fa sentire con i 22 in campo, che tirano anche un po' il fiato. Per diversi
diversi minuti, non accade poi più nulla e l'unica nota degna di rilievo è quella relativa all'ingresso in campo di Baez per Capone al 28esimo minuto. Spinge il Pescara alla ricerca della vittoria salvezza. Di Carlo, dopo il cambio di pilone, risponde mandando in campo Ronaldo per Sciaudone. Si arriva così agli ultimi 10 minuti di gara con Mancuso che al 44esimo sfiora con un diagonale il gol del meritato 2-1. Si finisce così dopo 4 minuti di recupero senza altri sussulti e con un pareggio che avvicina ancora di più il traguardo della salvezza. È arrivato il momento decisivo del campionato, in 90 minuti, gli ultimi 90 minuti della stagione regolare il Teramo proverà ad evitare i play-out, proverà a farlo non solo con il suo destino che passerà da questo campo, dallo stadio Bonolis, quando i biancorossi domani alle 5:30 affronteranno la Reggiana, ma gli stessi biancorossi devono anche aspettare notizie positive dalle sfide di Sant'Arcangelo, Fano e Gubbio. Sarà la prima da primo allenatore di Giovanni Zichelli, che commenta per l'appunto così la sfida di domani. L'imperativo è dare tutto quello che abbiamo, io per primo, come sto facendo in settimana, e i giocatori anche, perché mi sento, anche se dobbiamo ancora arrivare a domani, c'è ancora da fare allenamento, volevo già ringraziarli per la loro disponibilità che mi hanno dato questa settimana, dove stanno dando veramente tutto e anche di più. E questo glielo chiedo anche di sicuro domani. Poi il risultato lo vediamo a fine partita. 4-2-3-1 dovrebbe essere il modulo del Teramo domani che affronterà la Reggiana, modulo che comunque è in ballottaggio, se così si può dire, con l'eventuale altro 4-3-3. In difesa, la difesa dovrebbe essere composta da Sales, Caidi, Speranza e Ventola, con Panico in vantaggio su Gondò per il ruolo di centravanti se effettivamente dovesse essere 4-2-3-1, e con Ilari e Graziano in vantaggio sugli altri centrocampisti per il ruolo dei due mediani. Il sistema di gioco parte quando fischia l'arbitro, il calcio d'inizio o all'inizio del secondo tempo, quindi noi partiamo con una difesa a 4, però basta pochissimo durante la partita che, specialmente in fase difensiva, che un trequartista rientra un po' di più tra i due mediani e diventa un centrocampo a 3. Basta che l'esterno faccia qualche chilometro in più durante la partita e si va ad allineare col terzino e diventa una difesa 5. Quindi noi dobbiamo essere bravi in base alla partita, agli avversari che ci troviamo, ad essere con un sistema, diciamo, malleabile. Zichella aveva detto qualche giorno fa che avrebbe parlato con alcuni giocatori singolarmente per capire il momento della squadra. Zichella che ha detto alla rifinitura quest'oggi effettivamente di averlo fatto, di aver tratto anche indicazioni utili, ma ovviamente domani il Teramo deve pensare soprattutto a vincere e poi per l'appunto sperare nei risultati positivi da altri campi per provare ad evitare i play-out. Sì, ho sentito tutti, ho parlato con loro, ho cercato più che altro di parlare io, di far parlare loro. Avevano bisogno proprio di parlare, li ho lasciati parlare, speriamo che serva. Poteva capitare anche a noi, sono esseri umani, quando lui ha ricevuto le 6 giornate di squalifica, sono convinto anche involontariamente un attimino che, insomma, non dico che si sia spento, ma un po' sapeva di non giocare domenica, quindi i suoi allenamenti erano così. Fino a giovedì non sapeva nulla, anche se, devo dire la verità, con me si è allenato bene, e poi venerdì, ieri, il primo allenamento che lui era cosciente di poter giocare. Purtroppo il calciatore è un essere umano, non ha un tastino on e off, secondo me se è stato per un periodo di tempo forse in off perché sapeva di non giocare, adesso non si può accendere e illuminare. È un giocatore di sicuro che a partita, durante la partita, se si ha bisogno, subentrerà. Non voglio neanche pensare a cosa mi possa capitare a livello emotivamente se ci dovessimo salvare. Te lo dico domani, se ci dovessimo salvare.